Forse con l'introduzione del nuovo sistema di giudizio le cose sono almeno parzialmente modificate. Adesso si assiste ogni tanto, se non sempre purtroppo, a dei risultati diciamo a sorpresa in qualche maniera. Io credo che se Federica e Massimo adesso pattineranno al meglio, avendo soltanto in precedenza 40 centesimi di punto di ritardo rispetto alla coppia russa, possono anche tentare il sorpasso. E allora vediamo Federica Faiella e Massimo Scali, 28 anni Federica, 30 Massimo, nel pieno della maturità proprio artistica e agonistica. Pasquale Gamerlengo, Paola Mezzadri, Natalia Linichuk. L'applauso del pubblico di Tallinn su questa luna e sollevamento. Midline. Bei fili profondi, curve strette, perfetto l'unisono, dai, molto bene. Twizel. Bene il primo. Benissimo. Cambio di ritmo. Parte il cerchio, Federica un po' in avanti, recupera bene, forza ragazzi. Bravissimi, bravissimi Federica Faiella e Massimo Scali. E adesso, signori, vediamo se davvero qualcosa nella danza cambia, perché questo è un programma che merita di superare il punteggio di Koklova-Novinskij. Questo è un programma assolutamente pattinato in maniera perfetta, quindi la performance dovrebbe essere sicuramente superiore, e tecnicamente altrettanto perfetto. C'è un'originalità nella ricerca proprio di tutto, della gestualità, dei costumi, la musica è seguita, il ritmo che cresce è stato mantenuto e per la prima volta veramente ho visto anche Federica e Massimo partire sparati veramente a velocità massima e terminare alla stessa velocità con una sicurezza, una decisione proprio bella, decisi. Andiamo a vedere adesso al di là della l'impressione anche di Andrea Bongiovanni, Pasquale Camerlenga e Paola Mezzadri, che ecco Paola Mezzadri che si slancia verso Federica, così anche Pasquale, ma sono stati davvero impeccabili gli azzurri. Sì, l'impressione è assolutamente positiva, credo abbiano pattinato al meglio il programma, ripeto, la danza è fatta molto dal gusto personale, però credo che il programma sia oggettivamente molto molto bello, ricco, pienamente rispecchiante quelle che sono i suggerimenti, se non vogliamo dire le imposizioni dettate dall'ISU. È
programma che merita. Certo, è un programma che fa parte molto, noi italiani lo possiamo capire molto bene, perché guarda, fa parte della nostra scusa cultura. Se ti interrompo però, Franca, però anche dalle altre postazioni, svedese, turca, quella che ha ospitato l'altro giorno Tuba Karadeniz, c'era il collega a fianco a te che sì, letteralmente che saltava e batteva le mani intanto che loro pattinavano. Anche il pubblico di Tallinn ha apprezzato molto e hanno incoraggiato a scena aperta gli azzurri. Ecco, il momento vediamo delicato il quizzle. Quizzle. Ora sono precisissimi. Se guardi il piede a terra perfettamente insieme. L'espressione di Federica. E poi Massimo è un attore oltre che essere un eccellente danzatore. Dunque andiamo a vedere anche il pannello tecnico, perché Toklo Vanhoviski ad esempio interpretazione 8, coreografia 8, performance 7,85, poi skating skills 7,80, mentre hanno attribuito un ultimo valore di 7,55. Stavo guardando i livelli, hanno due livelli 3 e due livelli 4 Coco Vanhoviski. Vediamo cosa prendono Federica e Massimo. Abbiamo riferito i numeri dati di Coco Vanhoviski, quindi adesso devono arrivare quelli di Federica Faiella e Massimo Scarpi. Forza. Ci sono 61-68, 99-15, 99-15 e adesso battono nettamente di 3 punti avanti Coco Vanhoviski. Primi nel programma originale addirittura. Sì. Davanti a Domnina Sciabali nel programma originale. Perché hanno ottenuto 61-68.